E direi di sì, diciamo che si conferma la lotta, l'azione di contrasto alla corruzione. I fenomeni corruttivi sono quelli che sono sempre presenti nella nostra realtà sociale e nella nostra pubblica amministrazione. Il 2015 è iniziato con il caso di Helg, no? Dell'ex presidente della Camera di Commercio di Palermo, che si rappresentava come un paladino dell'antimafia, invece sappiamo che ha percepito tangenti da imprenditori. Ma sono tante le ipotesi che hanno visto la Procura indagare su casi di corruzione, più di 100, e poi vi è l'ipotesi veramente dirompente che ha interessato un importante ufficio giudiziario di Palermo. Conosciamo. Bene, bene. Quello insomma ha anche interessato l'azione della Procura. E nei confronti di amministratori giudiziari in genere abbiamo circa 30-31 istruttori aperte. La ipotesi qua che più colpisce è quella che ci sono dei ruoli di vertice della magistratura che sono stati oggetto di attenzione e di indagine da parte dei colleghi, ma questo è un elemento che da un lato fa riflettere sull'etica della funzione dei magistrati, dall'altro però occorre evidenziarlo, è stata la stessa magistratura che ha avuto questa reazione e ha indagato sugli stessi colleghi. Altro settore che ha impegnato molto la procura contabile è stato quello dell'assenteismo. Questo è un intollerabile fenomeno che da un lato trova le sue radici in fenomeni culturali evidentemente, dall'altro anche nella mancata applicazione di norme che sin dal 2009 prevedono il cosiddetto licenziamento disciplinare. E in questo caso devo dire che l'istituto è stato applicato a macchia di leopardo. E si pensi che nella regione Sicilia nell'ultimo triennio sono stati licenziati soltanto per assenteismo 12 dipendenti su circa 20.000, mentre molti comuni hanno applicato con rigore le regole. Cito quello che c'è più vicino, il comune di Palermo, che nello stesso periodo ha provveduto a licenziare per assenteismo 44 dipendenti e 68 nelle partecipate, senza considerare che nel 2015 si è intensificata questa attenzione al fenomeno, tant'è che lo stesso nel comune di Palermo, nel solo comune, sono stati avviati e quasi conclusi tutti 300 procedimenti disciplinari, mentre nelle partecipate più di 1.200-1.300, alla RAP sono 570 tutti definiti. Quindi questo è anche un aspetto abbastanza interessante, un fenomeno molto diffuso. E un settore ancora di intervento molto vasto sul quale occorre riflettere è quello dell'abusivismo edilizio. Quello poi anche dei collegamenti pure sul mancato sviluppo del turismo in Sicilia, perché rientra tutto in una stessa logica l'attività della Procura, che ha anche applicato la sua attenzione alla mancata cura del patrimonio culturale e monumentale. Ma tornando all'abusivismo, per l'abusivismo è stata avviata una istruttoria molto estesa in tutto il territorio siciliano. In particolare per la provincia di Palermo, il nucleo di polizia tributaria di Palermo ha accertato su 82 comuni che fanno parte della provincia 78 ipotesi di irregolarità. Qualche giorno fa abbiamo notificato un invito a dedurre a funzionari e dirigenti di un grosso comune della provincia di Catania, che hanno consentito a un soggetto, perché questo è l'oggetto delle istruttorie, di abitare una casa abusiva, pur essendo la proprietaria della casa che era stata condannata in sede penale in via definitiva, ad abitare questa casa dal 96 fino alla data odierna a titolo assolutamente gratuito. Questo evidentemente genera un danno erariale di proporzioni incredibili. Fattispecie di danno sono, diciamo, ripetitive rispetto agli altri anni. Gli importi sono alti perché sono 29 milioni di euro di condanne per risarcimento. E c'è di tutto, come sempre ci sono i contributi comunitari mal spesi o intascati.
poi ci sono, cioè il danno all'immagine quest'anno. Una specie di truffe. No, 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 anche di sviamento dell'obiettivo, perché non è soltanto la truffa quella che costituisce il danno erariale, ma è anche uno sviamento dell'opificio che anziché produrre una cosa ne produce un'altra, oppure i costi lievitano perché non si riesce a gestire il contributo come deve essere gestito, perché non ci sono gli apporti per esempio dei privati, perché è importante nei contributi comunitari che ci sia apporto di capitale pubblico e apporto di capitale privato, è quello l'obiettivo di finanza pubblica, e se non si raggiunge anche quello viene revocato, quindi le fattispecie sono, poi c'è anche la truffa ovviamente, c'è la sovraffatturazione, la truffa e quindi danno all'immagine, quest'anno abbiamo tantissimo danno all'immagine, con tutto che la norma ha ristretto i limiti del danno all'immagine perché soltanto per i reati commessi contro la pubblica amministrazione, quindi sono pochi i reati, la concussione, la corruzione eccetera, però le fattispecie sono tantissime. Ma la crescita numerica è da attribuire intanto a una carenza totale di controlli interni, secondo me, perché non è possibile che per 4 anni un sottufficiale dei carabinieri possa rubare 614.000 euro di benzina, per esempio. Bisognerebbe un pochettino all'interno rendersi conto, cioè, io capisco il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, io non credo che nessuno si sia accorto che mancava la benzina, oppure cioè, sono delle fattispecie di responsabilità e di danno che si perpetuano all'interno dell'amministrazione per lunghissimi periodi di tempo, ci sono controlli interni, amministrativi, contabili, ma nessuno si accorge di niente.